dentro le tue palle. Salve a tutti e benvenuti a una nuova parte di Corpse Party. Buono, buono, abbiamo iniziato l'ultima volta il capitolo 5, l'ultimo, e quindi siamo verso la fine, siamo sopravvissuti miracolosamente al pezzo più atroce e truculento possibile, anche se ho l'impressione che andrà tutto solo peggiorando da qui in poi, ecco, perché se conoscete sto genere di giochi di merda. E finalmente siamo tornati con la sorellina, che sarà tutto il capitolo 4 che non la vediamo. No, tipo una cosa estima. E stavolta abbiamo il gigantorme pazzo psicopatico dietro, e che non è mai una buona cosa. Sì, che se non sbaglio prima era lui che si... era... Yuka, non ti raccomando di andare da quella parte. Qualcosa di orribile è successo giù di sotto solo un momento fa. Cioè, ha gettato giù l'altro, poi l'ho coltellato. Non vuole che lo vediamo. Vabbè, io il bagno, un pezzo di merda. Il bagno ho fatto, quindi andiamo di qua. Guarda, stai veramente tremando. Posso chiederti come è fatta la tua sorellina? Sta iniziando a venire un po' paura, eh? Oh, certamente. È una ragazzina molto carina. Un po' piccola, ma con dei grandi occhi. Somiglia! È un pochino generica. Sì, immagino. I suoi capelli sono corti ed è dalle medie. Esattamente come lei. Stai capendo che pazzo? E come mi ricordo, lei era sempre... indossava sempre una divisa blu. Oh man. Cosa? Oh vabbè, magari c'è un'altra scuola che ha una divisa blu, magari. Certo. Certo, con questa risatina qua è ovvio. Si sta riferendo un altro. Che cazzo è? Cioè, penso che starò meglio da sola. Cercherò da sola mio fratello, sì. Cosa stai dicendo, Yuka? Ma io niente. E niente. Io sono tuo fratellone. Posso muovere? Qua. Tu sei la mia sorellina. Posso muovermi? No. E semplicemente non c'è via di uscita. Chiunque qui sta per morire. Quindi continuiamo ad essere fratello e sorella fino al nostro ultimo respiro. Per tutto il tempo che potremmo avere. Ma anche no. Ciao! Fuga! Posso muovermi? No, non puoi. No, bisogna essere io che scappavo. Andiamo di giù, che sai che dove è successo qualcosa di orribile. Ma perché ti lascio scappare questo pezzo qua? È strano. Ah, sì, devi andare giù di sotto. Eccolo là. Non è conciato benissimo, devo dire. Cioè, sto qua è caduto da un piano. Con una coltellata nella pancia. Con una coltellata nella pancia. Stai bene? Che cazzo ne dici? Sei ancora, sei già morto o sei ancora di qua di là? Chi sei tu? Sono Mucida. Il tuo stomaco sta sanguinando un bel po'. Devo cercare qualcosa per fermarlo. C'è la pancia aperta, Dio cavolo, di vedere te. Il mio fazzoletto non funzionerà per una ferita così grande. Dai, Yuka, pensa. Pensa. Non pensa. Pensare più. Pensa che arrivo io. Scappa, devi andartene, vai. Oh, no, sì. Ma se non faccio qualcosa alle tue ferite, morirai. Farò pressione, stai qui, stai con me. No, corri, vai! Kurosaki! Chi mai potrebbe averti fatto una cosa del genere? C'è troppa voce da capire. No, dai, poeta! Cosa è venuto? Questo è per non aver ascoltato tuo fratellone, Yuka. E se no ti sei anche pigliato addosso per la botta. E finalmente non sei liberata. Non era andata in bagno prima? No. Non c'era buco. Giusto. Ha le convulsioni. Com'è pauroso. Che già mi smettila. C'è troppo da
visto che è cattivo di un anime. Dove io mi piace. Scusa? Dovevo fare Marty quando eravamo bambini. Sono il tuo migliore amico dopo tutto. Ma non ho mai ricoperto quel ruolo così bene. Non ho mai fatto quello che dovevo. Ma che cacchio stai dicendo? Veramente ti stai abbassando a credere di essere il mio migliore amico? Io non mi ricordo che tu mi abbia ripreso nemmeno una volta. Sì, direi che non sono stato un gran bel amico. Beh, meglio di te comunque, eh. Beh, non te ne dispiacerai per molto, devo dire. Ma devo dire che sono abbastanza curioso riguardo queste cose che avresti dovuto fare con un mio cosiddetto migliore amico. Per piacere, illuminami. Ah, non so, magari una roba del genere. Grandissimo! Ah, mi ha fatto male, lo sai? Smettila di dare la colpa alle altre persone, idiota codardo! Fottuto codardo! Si dice. Quando c'era provaccio a dirla, che cazzo? Figlio di puttana! Guardati intorno, Kizami, guardati un po' contro cosa stai andando! Nessuno sta cospirando contro di te! Non sei in pericolo, siamo tuoi amici! Sono stronzate, lo sai! Tu sei fottuto codardo, Kusaki! Fuggite, sciocchi! Il mio stomaco fa un male. Fratellone! Ah, ti sei ripresa, Yuka? Che schifo! Tutto è a posto adesso, il tuo fratellone ti proteggerà. Il mio bel fratellone coperto di sangue, lui è... Il tuo grande, grosso fratellone si assicurerà di tenerti al sicuro. Tu sono i fantasmi che ti strappano gli occhi quando servono. Infatti. Cos'è questa? Una chiave? Laboratorio di scienze, dice. Penso che non ti servirà più, Kurosaki. Non è orribile il modo in cui questi spiriti uccidono le persone? Non vuoi che ti succeda, giusto? Beh, non ti preoccupare, non li lascerò. No, ti proteggerò da quel fatto orribile. Beh, per quello sì. Adesso sono sicuro che... Perché vedi, sarò io a metterci fine da solo. Ti toglierò quella piccola, piccola vita che hai. Fratellone, fuga, fuga! Forza, non vale correre, aspettami! Io cavolo, ho paura, sto uomo. Qua in altre fase di tempo, su, scappa! Però, dai! Ma puttana, Dio, sono più! Carissimo, torna indietro! Dribblalo! Triplato! Cosa cazzo fa questo? Niente come stiamo? Ok, è lento, non è velocissimo, non è velocissimo. Questo ha buttato giù l'armadio, quella troia, mi senti? Ehi! Su! Altro che merdone! Ma il merdone era proprio... Lui ti prendeva e ti diceva, perché stai correndo? Appunto! Dai, ti volevo uccidere! Aveva anche ragione! No, povera, piange anche, cazzo! Non è che dovevo prendere la chiave prima? Non era la chiave, non era la porta del laboratorio di scienza quella lì. E poi ce l'ha lui la chiave adesso in tasca. Giù e su, giù e boh, giù. Dove ti pare? E non sfottero tanto che se tu stai davanti col coltello non ridi più. Era una mezza risata isterica. Oh. No dai, non ti fermare a piangere, piangi correndo. Sì, però, oh, ma come che fa esserci ancora dietro? No, quella trappola. Sto qua finché non scappi non ti molla. Bisogna trovare modo di andare nell'altro edificio, però ci serve la chiave. Che io trovi la chiave?
Cazzo ne so, guarda tutte le stanze. No, non voglio rivedermi il filmato se moriamo. Ecco qua. Sì, adesso mi torna indietro però. Prendila. Vai, torna indietro. Ma come faccio a tornare indietro lì? Bisogna dribblarlo. Tanto è rimasto indietrissimo. Faremo mezza stanza prima di trovarcelo davanti e lui ci prenderà per il sedere. Ma perché non so neanche dove andare per non far per dribblarlo? Aspetta di vederlo e dribblo quando è largo. Se no... Sì, ma cazzo, dove è rimasto? Non ci sbuca fuori, ci fa cagare addosso. Poi di qui. Ti prego. Sì che poi, io tipo ho letto da qualche parte che sei così incazzito di com'è che si chiama? Questo Yuka qua, perché lui appunto c'è la morte con sua sorella maggiore? Allora questa qua la vedo come una specie di non reincarnazione quasi, e vuole farla fuori. Ma ce l'abbiamo dietro, adesso ce l'abbiamo dietro. Buono. Magnifico, magnifico. Meglio che l'abbiamo dribblato. Meglio avercelo dietro che avercelo davanti. In questi casi sì. Sei lontano sì, meglio avercelo dietro. Yuka! No! Non ci sono! Sono un cagato! Salviamo! No, non salviamo, prima scappiamo. Vedrai incazzarsi, vedrai incazzarsi! Scappa! Ha fatto un sprintone! Ha fatto un sprintone il motherfuckerone! No, non ti spari così! Corri senza caspare, piccola shitfuck! Da questa parte dovremmo seguirla? Sappiamo che. E vabbè, piuttosto! Fai qualsiasi cosa a seguirla. Magari ammazza prima lui di noi, che cazzo ne sai? Appunto, come in Outlast che è. Ti prego. Corri coniglio, corri! Corri Forest! Grande zombie! Vai, sbaccalo giù! Grandissimo! Mitico zombie! Grandissimo! Vedi qua? Ci ha salvato il culo! La puttana, non ci ha salvato il culo qua! Però non mi fido di dire lo stesso! Per nulla! Hai in giro un maniaco! Il maniaco. A sto punto direi il maniaco, teniamocelo buono, che c'è molta gente peggio di lui in giro. Sì, lui è fanatico di quelli morti, non mi ammazza lui. Mario, dove sei? Anzi, non gli ho fatto vocione. Mi scuso. Ma da quanto tempo sono qui? Dovrà essere metà della... Cioè, piena notte. Sono assetatissimo. Oh, Mario, non sai quanto sono preoccupato di te, per te. Come sta andando a te, mi chiedo? Sono quei pensieri... quali sono i pensieri che nuotano nella tua mente? Ti spaventi così facilmente? Hai un'anima così fragile? Hai bisogno di me dalla tua parte? Di un pazzo che ha il microfono, hai bisogno, sì? Oddio. Flashback. Lo puoi fare io. Kick bro, aspetta, fra! Bella sis. Che c'è? Non vai al club oggi? Che club c'hanno? Che club di merda dei malati, vieni in mente? È una buona domanda. Cosa c'è che non va? Stanno tenendo le audizioni per il ruolo principale, lo sai? Lo so, però... Tagliando per i ruoli. Non penso di essere fatto per... Ma come? Non so io quanto vorresti farlo. È dal mese scorso che ti stai leggendo quel copione. Ah, è anche un... anche un attore. Senza menzionare che continui a far pratica in palestra. Invece fai esercizio e fa pratica. L'hai visto? È imbarazzante. La prossima volta di qualcosa però. Ma eri così preso, ero addirittura abbastanza felice di vederti così nel tuo elemento. Ah, perché il mio elemento è la recitazione, va bene. Recitazione di becca morte. Però comunque mi arrendo per quel traguardo. Ma perché? Dopo tutto quello studio, quella pratica.
Lo sappiamo tutti che le parti in questa produzione vanno in base alla popolarità, non al talento. Ma tu sei un individuo idealistico e giusto, idealista. Quindi penserei che sono un po' un codardo senza spina dorsale. Ma tanto mi rifiuto di aspettare per un'audizione in cui tanto so che non farò nessuna differenza. Oh. Lo odio. Faccio sempre uno sforzo per aspettare questi eventi sociali e farla... Cioè, fare la faccia felice. Ma sai, alla fine viene fuori che semplicemente non piaccio. Chissà perché. Infatti, ma a me piaci. Perché sono un'altra malata mentale. Sei un bravo attore. Tu brilli sotto i riflettori, brilli veramente, e si vede anche che ti stai divertendo. Ma siamo detesti così tanto, quindi non ne vale veramente la pena. Intendo, se devi farti forza, quindi non ti stai divertendo per niente, no? E cos'è, qual è il senso di non divertirsi per niente? Comunque, almeno io ti ho vista. Il segreto Raskolnikov di Shig. Recitano Raskolnikov, questi qua. Mica neanche i primi cretini. Beh, c'è un tizio del genere. Non so, ma dico, sono le cose da scuola, meno male. Non è che le fanno per lui apposta. Non so, però dico, cioè, se c'è un uomo che deve interessargli, qualche tragedia russa, ma di quelle pesanti. Forse ce ne andremo assieme. Oh, ma che ne dici se ci fermiamo allo stand delle crepe sulla via di casa? Non ti sembra yummy? Mille crepe. Le preferisco belle intinte nel sangue. Banana cioccolato, man. Ne hanno una nuova su menù apparentemente e voglio proprio provarla. Buone. Sei inquietante, bro, fra. Mayu. So bene. Se non sono lì per te, è lì da vedere in quanto pericolo ti potrai cacciare. È quello che continua a dirmi da solo in tutto questo tempo, almeno. Ma non è il vero motivo per cui sto provando così tanto a trovarti. No, non è niente di così nobile. Tutte le volte che vedo la tua faccia e ti sentivo salutarmi con il tuo shig bro, dicevo sempre. No, che dici sempre? Che stavi salvando la mia vita. Ti prego, Mayu, ho bisogno di te. Mostrati! Non lasciarmi da solo. Fisto, quanto può per rimanere psicologicamente stabile bisogna della presenza di quella lì, se no si mette a fare pazzo maniaco che guarda i morti. Dai, ancora una. Devo vedere la sofferenza degli altri. È l'unico modo per rimanere sano. Cazzo. Avrei dei dubbi! Certo, perché io sono ancora sano. Sono... Dio mio, ne ho fatte così tante di foto. Quante foto di morti. È strano. Sono dei veri fisici cadaveri. Però sembrano falsi. Niente che dei manichini. Quelli realistici, garantito. Quanto di più dettagliato e realistico di un corpo finto e poco costoso che vedi in televisione o nei film. Questo è il più carnoso per ora. Il flashiest è più vistoso. Ah, più vistoso. Quasi completamente polverizzato contro il muro. Ma sai chi stai guardando, stronzo? Oh, assolutamente da togliere il fiato. È stato ridotto a nient'altro che un ammasso caotico di carne. Ma era non molto tempo fa era tutto connesso. Era un essere umano che parlava, camminava con una sua mente. Dovrebbe proprio esserci. Non se dovesse veramente esserci. Dovrebbe essere imbarazzata a come si mostra qui, con questa apparenza disfigurata. Orribile. Mi sento veramente in colpa per lei. Se non fosse un completo strano, una persona mai vista. Sì, in pratica stai dicendo che il fantasma di sta perché come dici, non c'è un cazzo, lasciatelo dire. Perfetto.
Sta dicendo che il fantasma dovrebbe vergognarsi a far vedere il suo cadavere. Sì, come distrutto. Ecco, fatti capire come è posto di testa sto qua, no? Sta ricevendo una chiamata, ma con ancora le foto. Eh sì. Oh. Però non c'è messaggio di chi mi sta chiamando. Solo suono. Magari è partito il telefono. Non guardare. Non guardare. Troppo tardi. Per piacere, non guardarmi. Quasi come Maria la gamba sta roba, più o meno. Però l'amo pesce. Eh? Per piacere, non guardarmi. Beh, però ha una ragione. Piantala di guardare nel mio interiore. Shig, per piacere. Mi è piaciuto l'urlettino. Ti sta bene, brutto malato, schifoso. La ragazzina col vestito rosso, eh? Sì, penso di averla vista, almeno il fantasma. Quello, quando ero con Seiko, in una delle classi scure. È stata... Ah, era... come si chiama? Accucciata. Accucciata per terra e ci stavo fissando. L'ho vista anch'io, nelle ombre, quando io e Yuka stavamo girando per il corridoio più prima. Sembra che ci stia tenendo d'occhio. Abbiamo trovato anche un vecchio pezzo di giornale nell'ufficio dell'infermiera riguardante i rapimenti e gli omicidi della Heavenly Host. C'erano foto delle quattro vittime e lei era una di loro. Non c'è dubbio nella mia mente, quella ragazzina fantasma che abbiamo visto è definitivamente Sachiko. Ma com'è possibile? Da quello che abbiamo appena visto non è stata uccisa, è sopravvissuta. E quindi, se è il caso, non dovrebbe essere almeno adulta adesso. Dovrebbe sembrare più vecchia di noi, almeno. Quindi stare qui, in questo posto, in aspetto da bambino con le altre vittime, non fa molto senso, eh? Già, quella parte mi disturba abbastanza. Tiro a indovinare che poco tempo dopo l'incidente, tramite qualche incidente non correlato o roba simile, Sachiko ha perso la sua vita, pure lei. Se possiamo in qualche modo incontrare il suo spirito, magari possiamo scoprire cosa è successo. Cioè, perché questi due coglioni non lo sanno cosa è successo veramente. Non ci terrei a incontrare se fossi in voi, non ci terrei per niente. Allora hanno solo detto che magari non è l'assassino il professore. In più di quello che hanno riportato, perlomeno. Se questa è la chiave per tirare tutti fuori da qui in sicurezza, o meno, com'è che si chiama? Affronterò la maledizione di questa scuola o qualsiasi diavolo di cosa sia. Una volta che abbiamo trovato Yuka, che dici se cerchiamo anche Sachiko? No, non cercatela. Ok, però sono preoccupata. Non ho più sentito la voce di Yuka da quando mi hai trovata. Già, dobbiamo trovare qualche mezzo di tornare indietro all'altro edificio. Amo terremoto. Vabbè, però è arrivato proprio al momento giusto. Che diamine, questo sembra completamente differente dagli altri. Erca madonna. Dio, è grosso questo. Ma la scuola potrebbe... Nomi, stai bene, tieniti a me. Ok. Non lasciare andare. Ma stai tranquillo. Dannazione, continua e basta, eh. È vero, è stralungo. Nomi! Cazzo, sono svenuto. No, mi è caduta in testa una luce del soffitto. Satoshi! Cazzo, che male. Sanguino anche, che merda. Satoshi, parlami. Stai bene? E cazzo, mi è caduto un lampadario in testa. Mi sa che non è stata l'unica cosa. Urk! Poi sono... No, Satoshi!
Sono duro, non mi succede niente. O quasi. Spero. No, mo! No, sono tornati! Ti prego, non uccidermi! Sono ancora qua, da forse due parti fa! No, ma... No, nel mare, ancora lì. Non uccidete, giuramente. Shirozaki! Shirozaki, svegliati, okay. Porca troia! Ok, troia. No, ok, no. Ah, orco! Che hai fatto? Ti ha spinto via con un bel cazzo attore, mi sa. Ok. Penso che sia finita la... Shirozaki! Sei a posto, Kusei? Che cazzo ti prende? È tutto a posto, è tutto a posto, forse Shinozaki, tutto, va tutto bene, sei sicuro? Mi ha abbracciato. Ah, morti, sto brutta puttana, che cazzo? È quello che mi è successo. Ma fa il culo, non ha detto nessuno. Com'è stato? Che hai visto? Ho quasi pure di chiederlo. La vera identità dell'assassino. Ed è per quello che la maledetta bambola non era abbastanza. Il pentimento del killer. Abbiamo preso la persona sbagliata. Cosa mi stai dicendo? Mi prendi culo? Sei stato effettivamente lì? Cioè, come se tu avessi visto la scena degli omicidi? Sì, proprio quello che sto dicendo, ho visto tutto dagli occhi di Yuki. Ero legata e sono stata uccisa. Che strana cosa da dire. Infatti, dannazione piccola pezza di me. Non è colpa sua. Ma va, voleva solo che sapessi. Cioè, sono io che volevo che sapessi. L'assassino era una bambina. Ti ricordi quell'articolo che ci ha mostrato Shuzumoto? C'era la sua foto con il nome. E quella con il vestito rosso, Sachiko Shirozaki. Era nella lista con quella delle vittime, ma credimi, non era una vittima. No, non può essere, è impossibile. Stavo sentendo solo dire così. Un ragazzino fa una roba del genere. Come potrebbe rapire altri ragazzi della sua età e tenerli prigionieri poi? Potrei crederci se fosse stato quel mostro col martello. Sembra capacissimo di rapire e legare dei piccoli bambini ogni giorno della settimana. Era solo un compito. Ah, allora c'entrava, allora niente. Quando questi bambini sono stati uccisi da Sachiko, l'uomo col martello era nell'angolo della stanza che tremava di paura. Non puoi fare sul serio. Sì, l'avrà tipo mezzo costretto. Sì? O l'ha controllato mentalmente? Quello che è diventato scemo completamente. Sì, infatti. Non capiva più un cazzo. Non ho idea di perché avrebbe aiutato Sachiko all'inizio, però... Dobbiamo dirlo agli altri. Uccida, Mizuyu! Appunto, Uccida vuole anche cercare quella stronza. Sì. Che poi adesso che ci sto pensando, Yuka adesso cos'è, è rimasta da sola con quella puttana in giro? Sì. Cazzo. Persino Nao non è stato in grado di capire la verità. Ed è stata qui molto più a lungo di noi. Se non facciamo in fretta e non glielo diciamo, moriranno prima che lo scoprano. Se Sachiko li cattura, sarà tutto finito. Dobbiamo tornare indietro, Yuki, per favore. Riportaci negli spazi chiusi. Troveremo un modo per esorcizzare. Questo è altruista, però lasciatelo dire che altruismo questo. Troveremo un modo di. Anche questa è stata la mia frase. Troveremo un modo di esorcizzarti. E tutti gli altri spiriti intrappolati nella live di Lost. Lo giuro! E dai che si tirano fuori le palle. Non lo raccomanderei. Come risultato della vostra interferenza. Così come l'interferenza dei vostri amici. Devo farla io questa qua però. Scusami. E finisce la frase. Questi spazi sono in uno stato di flusso critico in questo momento. Cioè? Appunto. Se dovessi riportarvi indietro. No, finisco qua, ma hai detto. Se dovessi riportarvi indietro,
anche se ho mantenuto questa chiarezza mentale tutto il tempo. Dubito che riuscirei a riportarvi a casa un'altra volta. Oh, fuck! Ma se non torniamo indietro moriranno tutti. Shinuma. Sei qui? Andiamo, per favore. Sono per i nostri amici. Dai, per Mochida. Ma come me ne frega? No, vabbè, Mochida è amico suo, dopo tutto. E dai, salviamo, sono dei figli la maggior parte di quelli che sono rimasti là. Andiamo a fanculo, chi se ne tanto gioco le facciamo così. Va bene, dannazione, tornano indietro dopo tutto. Ma se tu fai l'altra scelta, cos'è? Cioè, c'è il finale buono per questi due e muoiono tutti gli altri? Non lo so, non ho mai guardato. Forse sì. Non ho molti veri amici. Mi odierei perdere quelli che ho. Bravo. Soprattutto per colpa tua, quindi. Che stai mumblando? Niente, proprio niente. Non mumblo io. Io non mumblano. Speravo di poter vedere Mickey un'altra volta, ma dovrò metterlo da parte. Chi è? Ah, beh. E siamo tornati. Con quale musica? Musica di pompaggio! Siamo verso la fine, bro, bra, fra. Vai. Mi spiace davvero, ma vi auguro la migliore delle fortune. Questo è quello che... una cosa che penso che Satoshi e gli altri avranno bisogno. Trovateli e dateglielo da parte mia. Che schifo! Una statua satanica di granito. Perché non glielo dai proprio tu? Perché ti sta seguendo adesso? Oh, non, cazzo! Non posso avvicinarmi. C'è un'altra statua come quella, penso. Una rossa. Se la trovi... ma dagli anche quella. Oh, cazzo, mi sta seguendo la troia. Capito. Noi tre siamo preparati per le sfide. Ora che le nostre lingue sono state riportate. Sì, sì, con le lingue si può fare di tutto. È il potere della lingua. Un po' come in certi anime con altre parti del corpo. Ma per... visto il nostro momentaneo sveglio, l'equilibrio di questi spazi chiusi è iniziato a collassare. State attenti. Con questa musica vuoi che succeda qualcosa? Appunto, non può succederci niente. Se poi mi venimo squartati a metà tutti e due e ci sputano il sangue addosso. Sì, ma con questa musica ci rimettiamo assieme e ci togliamo lo sputo da addosso. Facciamo come Orochimaru che si congiunge con i serpenti da una parte all'altra del corpo quando lo smezzi. Sì, ma tranquilli. Dovete purificare la sua anima, è l'unico modo. Lo sai che mi ha saltato un messaggio, vero? Ah, cacchio. La mia testa è già stato attacco. Sta ancora rimpazzendo. Quindi la prossima volta che mi vedete avrò un paio di forbici. Correte. Che bravo che ci ha avvertiti, dai. È andata. Sì, per adesso focussiamoci su trovare Satoshi, Misu e gli altri, dai. Anche se, a parte Misu, l'unica altra persona che abbiamo visto sono Suzumoto e Morishige. Abbiamo esplorato tipo tutto. Sei sicura che anche gli altri siano qui almeno? Beh, pensaci. Ti ricordi spazi chiusi? Quel primo fantasma. Ma vabbè, sembrano passati anni che abbiamo visto. Il fantasma in Piero Angela. Che continua a ricomparire a tutti. Stima, fantasma. Ci ha detto. Ci siamo in diverse. Ognuno potrebbe trovarsi in una diversa versione di questa scuola. Quindi potremmo anche non trovarli mai. Fuck. È qualcosa che non sono riuscito a capire. Ma vai cagare. No, io sì. Ma aspetta un attimo. Se questo è il caso, come diavolo siamo supposti di dirgli dell'assassino? Se non li possiamo neanche trovare. Ci ha detto come? Ha detto che gli spazi chiusi stanno iniziando a rompersi. Potrebbe dire che ci potrebbero essere delle connessioni che stanno cambiando le connessioni tra le dimensioni. Cerchiamo ancora Mesui e tutti gli altri. Ok, capito. Che palle. Davvero? Quando dico capito, capito. Anche se se non sono quei bambini lì a chiamare orde di persone in questa scuola finché non muoiono. Quindi ti viene spontaneo chiederti chi cacchio li porta qua. Mi devo pensarci, fatemo paura. Andiamo! Andiamo, bro! Salviamo! Allora, si è velocizzato un attimo. Allora, io direi però di finire qua una parte. Sì. E la prossima. Quindi,
inizieremo subito anche la prossima. Sì, sì, quindi a poco, fra poco ci rivedremo. Fra pochi minuti, vabbè, pochi minuti quando carichiamo il video, comunque sì. Per noi sono pochi minuti. Alla prossima! Mi raccomando, qui si arriva vivo dell'azione, non potete mancare adesso. Arrivederci.